Allora, guardiamo questo diagramma di flusso, che è quello che avevo disegnato alla lavagna. Più o meno è simile al precedente, no? C'è un output, un input, un'assegnazione con un'espressione più complessa e poi un'altra assegnazione. Dai, facciamo. Allora, come lo chiamiamo? Vado direttamente su JDoodle a questo punto. Sempre importo sempre la classe scanner, import java.util.scanner. E poi scrivo l'intestazione del programma, public class prezzo scontato. Aperta, graffa, invio. Appena do l'invio mi chiude già la graffa, così non mi dimentico di chiuderla. Poi scrivo intestazione del main, public, static, void, main, aperta tonda, string, parentesi quadre, args, e apposta. Di nuovo aperta la graffa. Invio così me la chiude. Adesso qui creo apro apertura del flusso di input con scanner console uguale new scanner di system.in. Dichiaro le variabili. Allora andiamo a vedere qui che cosa c'era. Le variabili, vedete, sono racchiuse in una tabella dati. Così mi aiuta a dichiararle. Sono prezzo, percentuale, sconto e prezzo S. Sono tutti numeri razionali tranne la percentuale. Allora, inizio a dichiarare il numero intero, la percentuale. Scrivo int percentuale, punto e virgola. Non posso dichiarare gli interi insieme ai numeri razionali. Per i razionali si usa la parola chiave double. Double, e vado a scrivere tutte le altre, che sono prezzo, sconto, prezzo S. Prezzo, virgola, sconto, virgola, prezzo, S. Attenzione, maiuscole e minuscole vanno mantenute. Prezzo S con la S minuscola e prezzo S con la S maiuscola sono considerate due cose diverse. Quindi se scrivete prezzo S con la S maiuscola qui e usate prezzo S con la S minuscola, vi dà errore. Ora, dopo la dichiarazione iniziamo con la prima istruzione. La prima istruzione era, ecco, scusate, blocco 1, output di prezzo. Aspettate che questo mi dà proprio fastidio qua. Ok. Output prezzo, quindi blocco 1, system.out.println e qua una stringa. Inserisci il prezzo. Vedete, termino sempre col punto e virgola. Poi c'è il blocco 2. Col blocco 2 vado a leggere il prezzo inserito e lo metto nella variabile prezzo. Quindi blocco 2 a prezzo assegno console punto. Allora, il prezzo è un double. Io prima ho usato next int, adesso userò next double. Console.next double. Aperta e chiusa tonda. Andiamo a vedere il blocco 3. L'output di percentuale, cioè inserisci la percentuale, poi l'input della percentuale. Quindi, blocco 3. System.out.println
out.println, virgolette, inserisci la percentuale e blocco 4 percentuale uguale, quindi a percentuale assegna console punto la percentuale in intero. Quindi let devo convertire in intero, non uso più il metodo next double bensì il metodo next int. Che cosa sono next double e next int? Poi ve li faccio vedere da dove li ho presi. Andiamo avanti con il blocco 5, che è una semplice assegnazione, quindi scrivo l'istruzione così più o meno come la vedo qui. Sconto uguale prezzo per percentuale fratto 100. Blocco 5. Prezzo uguale, no, cosa sto facendo? Sconto uguale prezzo per la percentuale diviso 100. Poi era il prezzo scontato. Quindi adesso vado a calcolare il prezzo, prezzo S, era prezzo S qua, quindi ho dimenticato una S alla lavagna. Prezzo scontato, prezzo S uguale prezzo meno sconto. Uguale prezzo meno sconto. E questo è il blocco 6. Sì, ho messo blocco 5, blocco 5. Va bene, blocco 5.1, blocco 5.2, se no poi vi confondete. E poi blocco 6, output del prezzo scontato. Quindi di nuovo system.out.println di, e qua scrivo prezzo scontato uguale, lascio un po' di spazio così si legge meglio a video, più prezzo S. Quindi non è che io ho copiato, ho tradotto quello che avevo qui. Ho fatto una vera e propria traduzione usando le istruzioni del linguaggio. Inserisci il prezzo. Inserisco 100. Inserisci la percentuale, 10. Prezzo scontato, 90. Le classi Java sono dei tipi di dato contenenti una struttura interna più una serie di operazioni che si chiamano metodi. Queste che vedete qua sulla sinistra che sto scorrendo sono tutte le classi Java di sistema. Oltre alle classi Java di sistema ci sono quelle che creiamo noi. Le aggiungiamo utilizzando che cosa? Le funzionalità offerte da queste classi. Usando le basi del linguaggio, quelle che stiamo, che state imparando voi, più no, tutte le classi di Java, con le funzionalità base, più le classi di Java, si possono costruire programmi molto complessi. Per esempio, la classe Scanner, quindi queste sono tutte classi, ogni classe ha al suo interno ha una serie di informazioni che adesso non ci interessano, una descrizione, una spiegazione, tutto in inglese, non esiste, l'informatica in italiano ve la potete scordare, se non qualche sito così che magari
mette qualche tutorial, ma le cose importanti sono in inglese. Quindi l'inglese diventa fondamentale per chi fa questo mestiere poi di informatico. Va almeno compreso, è un inglese tecnico, non è così complicato da imparare, da capire. Quindi qua vi spiega, fa tutto lo spiegone, eccetera, eccetera. Dopodiché si arriva a un certo punto dove si vede il costruttore. I costruttori sono delle particolari operazioni che noi abbiamo visto qua. Dopo new, dopo la parola chiave new, si usa un costruttore. Qua ci sono dei costruttori, vedete, i costruttori hanno lo stesso nome della classe. Scanner, 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 scanner. E noi abbiamo usato uno di questi, abbiamo usato questo, scanner con un parametro che è un flusso di input, input string. Prendetela così, non è facile da capire, nell'immediato. Oltre ai costruttori poi ci sono i metodi, cioè le operazioni. E tra le varie operazioni, ecco una cosa che non ho fatto io, non ho chiuso il flusso di input. Quindi posso andare ancora ad aggiungere qua, dopo tutto posso aggiungere console.close. Chiudo il flusso di input. Serve qualcosa, qua non cambia nulla. La chiusura di un flusso di input è la chiusura, il rilascio di una risorsa, okay? In una situazione di applicazioni distribuite, che non è questo caso, il rilascio di una risorsa è importante. Quindi quando non uso più una cosa la devo rilasciare, libera per gli altri. Quindi poi vedete che ci sono vari metodi e tra questi c'è Next, int. Next int e next double. Qua mi dà una descrizione breve, mi dice che fa la scansione del prossimo token dell'input, cioè il dato immesso in input viene preso e trasformato in double. Next int prende ciò che arriva dall'input e lo trasforma in intero. E così via, ci sono altri metodi. C'è next float, next byte, next bool. Quindi a seconda del tipo in cui mi interessa andare a fare la conversione, c'è il metodo. Chi programma con questo linguaggio deve essere soprattutto capace di leggere questa documentazione per usarla. Questa per esempio è la classe Math che contiene tutte le funzioni matematiche che saranno più comprensibili per voi, immagino. Vedete, ci sono i metodi per calcolare il valore assoluto, per calcolare l'esponenziale, per calcolare il logaritmo, per calcolare il massimo e il minimo di due numeri, per calcolare la radice quadrata. Però certo, quello che avete giusto, bisogna essere capaci, oggi la programmazione oggi è fondamenti, quindi conoscenze di base, conoscenze teoriche e pratiche di base, più capacità di cercare quello che serve a risolvere problemi utilizzando la rete.